Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su Raid 4. Allora, abbiamo terminato il mondiale Kawasaki, purtroppo non siamo riusciti ad arrivare, diciamo, sul podio e neanche a vincerlo, però insomma, comunque sì, siamo riusciti a tornare a casa con un bel gruzzoletto e dato che comunque non c'erano moto in palio, insomma, anche se non siamo arrivati primi in tutti gli appuntamenti, non è un problema. Continuiamo quindi la serie di trofei monomarca, andando ora in MV Agusta. Ovviamente, solite tre gare, in questo caso Nürburgring, Caldwell Park e OMC. Questo pure è figo, quello con tutti i sali scendi. Il Nürburgring è quello corto e tra l'altro come moto, non avendoci nessuna AMV, dobbiamo comprarla, ma c'è soltanto una tipologia che possiamo acquistare, quindi non è difficile, diciamo, la nostra scelta. Quindi 88.000, ammazza, se la fanno pagare. Ok, vediamo un attimo le livree: nera, grigia oppure rossa. Di rossa e grigia non mi fa impazzire, eh. Questa non sarebbe male. Però questa è grigia, sarebbe. Ah, ok, sono comunque tre colori. Rosso. Ah. Così, dai, così non è male. Ma sì, dai. Ok, spendiamo questi 88.000 e gustiamocela la moto in tutto il suo splendore. Ovviamente ora andremo a fare qualche miglioria. Via specchietti, via portatarga, ovviamente. Andiamo a vedere anche se c'è la possibilità di modificare quei due cannoncini che abbiamo dietro. Perché non sarebbe male. Allora, torniamo quindi indietro. Andiamoci a scegliere tanto le varie modifiche. Allora, come motore, come abbiamo sempre fatto, teniamoci il kit 2 eventualmente. Perché, insomma, abbiamo capito che vanno a livellarsi in base alla nostra potenza e possiamo ovviamente andare a cambiare lo scarico. Ok, purtroppo cambia le due uscite, diciamo, a un'uscita unica. E vediamo un attimo. Oddio, il Termignoni. Sarebbe stato carino sentirlo anche da qua in anteprima, oltre che guardarlo, insomma, sarebbe stato comodo. Termignoni, oddio, mi fanno impazzire, sinceramente. Oddio, bah. Giusto perché aumenta qualcosa, ma io onestamente non saprei che scegliere. Sono tutti, cioè, non mi fanno impazzire, sinceramente. Questo forse, anche se questo effettivamente è particolare, ed è l'unico che poi esce a due vie, ma insomma, non lo so, il Termignoni lo scuderei troppo enorme, è anche molto simile a quello, a parte questo che è decisamente diretto, questo c'ha anche il catalizzatore sotto, insomma, questo è decisamente molto simile diciamo, all'originale, che questo è il tubo diretto, idem questi. Ma guardate, tra tutti, forse questi, perché sono comunque particolari. Ok, trasmissione, per ora no, i freni ovviamente sì, questi sono ovviamente il massimo. Sospensioni per ora no, catena idem, cerchioni, i nostri classici cerchi che ormai utilizziamo spesso, anche se volendo, no, questi sono cromati, sono un po' bruttini. Classici, insomma, cerchi pneumatici, ovviamente le Bridgestone, perché così possiamo sceglierci le mescole, e ovviamente andiamo a rimuovere gli specchietti e la targa posteriore. Non è male, non avevo visto che c'era questa sorta di presa d'aria anche sul copulino anteriore. Non è male. Ok, allora elaborazione completata, scegliamo la nostra moto e andiamo subito a entrare nel vivo della competizione. Allora, seleziona gomme, medio, medio, ok, impostazioni gara no, assetto moto, come sempre andiamo a metterci una frenata un po' più aggressiva. Curioso di vedere come si comporta, suono non male. Oh, che sfiammata!
Non è affatto. Bada. Non è affatto male con il suono, cazzo, eh. Bada. Eh sì, vabbè, l'allero. Allora pigliami. Allora, 5 giri, so. Vabbè, allora dai, abbiamo un po' di tempo, eh. Sembra che abbia tendente a andare un po' in testa coda, cioè testa coda, a partire il posteriore in accelerazione. Un allungo pauroso. Pure il suono, veramente figo. Cos'è la questione della moto, lo scarico, magari tutte e due, però non è male. Concentriamoci un attimo perché dobbiamo recuperare il gruppone. C'è tempo, insomma. 5 giri non sono poi pochi, però ecco, stiamo attenti. Anche perché pure un'eventuale altra caduta è dietro l'angolo. Cazzo, 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 cazzo. Mamma mia, come siamo riusciti a rimanere in piedi e a girare, soprattutto. Scusi per la spallatina di prima, ma qui all'interno, interno cuciti al cordo, lo spalanchiamo tutto. Siamo in quinta posizione alla fine del primo giro, inizio secondo. La qua è sempre quella che mi frega, che vado sempre a iniziare la frenata decisamente in anticipo rispetto alla a quanto effettivamente si può fare. Bisogna e si deve poter osare un po' di più. Sì, scusi, frate. La toccatina un po' così. Vai, vai, vai così, apri, apri. Non è male sta moto, mi sta piacendo e divertendo. Siamo molto in crisi la ruota anteriore, porella che è già gialla perché arriviamo belli impicciati in staccata. Attenzione, intanto ci attacchiamo al primo in classifica, lo andiamo a sverniciare qui alla staccata della chicane. Tenta il controsorpasso e si infila. Infila in una manovra impossibile, ma ci restituisce il sorpasso. Ora qui traiettorie ad incrociare per noi. Siamo decisamente meglio e lo andiamo di nuovo a sorpassare alla fine del secondo giro. Ricordo 5 giri totali. C'ha quella tendenza, diciamo, a sedersi sul posteriore, però per fortuna il controllo di trazione che è a 2, ma comunque fa bene il suo lavoro, la tiene a bada egregiamente. Vediamo ora di guadagnare un pochettino di margine, se abbiamo 2 secondi ci sta, anche perché sono, come vi ho detto, 5 giri, non è che sono proprio pochini pochini. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate like, condividete il video e lasciatemi anche un commentino se vi fa piacere per sostenere la serie e anche il canale. A voi non costa niente, a me date una grossa mano. Andiamoci intanto a terminare anche il secondo giro in prima posizione, siamo diretti ormai chissà conquistare anche questo primo appuntamento anche qui in lungo 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 anche in no, pensavo di rimanere in piedi, dannazione. Dicevo, anche per questo campionato non è necessario
vincerle tutte perché non ci sono comunque moto in palio, però comunque sia sono punti che si vanno poi a guadagnare per andare a sbloccare gli eventi successivi. Quindi più si riesce insomma a guadagnarli per quegli eventi che sono più semplici, meglio è. Attenzione, intanto qua dobbiamo andare a ricucire. Oh, se lo strappo che purtroppo abbiamo sbagliatissimo la prima curva, sono arrivato lunghissimo e credevo di rimanere in piedi, c'ero anzi quasi riuscito, ma poi una toccatina alle protezioni esterne ovviamente ci hanno fatto cadere. Dai, qua sul rettilineo. Staccata ora la chicane, molto abbastanza azione, incrocio molto forti loro per nelle staccate, eh? Ma non hanno paura di arrivare pinzati. Andiamo ora a cercare di superare il primo, giusto per avere un po' più di sfida anche sul giro finale che stiamo iniziando in questo momento. Ci prendiamo la scia, lo sorpassiamo all'esterno. Ora qui andiamo a frenare correttamente. E vedo, la moto si comporta molto molto bene, agile, precisa, quasi mai scorbutica, ma anche arrivando con una bella diciamo frenata impegnativa non va a scomporsi. Vai, ultime curve ormai per noi. Cerchiamo di non far cavolate, eh? E lì, verso il rettilineo che poi ci porta alla penultima chicane. È un bel margine, un secondo e sei. E lunghi, lunghi, piano, piano, piano. Ok. Vedete, pure adesso sono arrivato molto pinzato, ma comunque sono riuscito a chiudere la traiettoria e la moto non è affatto volata via, quindi è veramente ottimo. Andiamo a finire in prima posizione la prima gara di questo campionato. Iniziamo bene, iniziamo a mettere una piccola pietra sulla vittoria dell'evento e primi 25 punti. Aumentiamo l'affinità con il costruttore perché comunque con l'AMD tra una cosa e l'altra abbiamo comunque fatto alcune gare. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui, così non andiamo troppo lunghetti. Io, come sempre, vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. In descrizione trovate i link ai social network e in alto a destra la i che vi riporta alla playlist del titolo. Di nuovo, vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!